Sono disposto a far chiudere le cave dove si muore per scarsa sicurezza. Così il presidente della Regione Rossi risponde ai sindacati dei cavatori oggi in sciopero dopo l'incidente di Colonnata. Nella giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro, CGIL e CISL e UIL hanno diffuso dati allarmanti sulla Toscana, ma intanto nelle cave di marmo si continua a scavare a ritmi impensati fino a pochi anni fa. I servizi di Alberto Severi e Walter Rizzo. 28 aprile, una giornata per ricordare i morti nelle cave di marmo e per esigere che altri non ve ne siano in futuro, con i lavoratori del settore lapideo che si fermano per 8 ore di sciopero in tutta Italia e sfilano in Toscana per le strade di Saravezza, un nastro viola al braccio ed un pacchetto di richieste pressanti, ritiro delle concessioni a chi non rispetta le norme sulla sicurezza, riconoscimento del reato di omicidio sul lavoro e a monte maggiori controlli. Dobbiamo creare dei responsabili di bacino con dei tecnici, geologi, ingegneri da affiancare cavatori. Non basta più, anche se è importante, l'esperienza dei cavatori. Oggi andiamo in regione con queste nostre proposte. E all'incontro in regione ecco la risposta del presidente Rossi. Noi siamo disposti a dare tutte le risorse di personale e tutte le risorse anche tecniche che sono necessarie per aumentare i controlli sulle cave, tenendo presente che la responsabilità della sicurezza in cava, in base al decreto legge 81, è attribuita al datore di lavoro. Viene dai sindacati una richiesta che sono dispostissimo a valutare, a prendere sul serio, quella di interrompere le concessioni per quelle cave dove ci siano stati incidenti mortali. Ma il 28 aprile è anche la giornata dedicata a ricordare i morti per l'amianto, con i sindacati che nell'occasione a Firenze, all'incontro tra i rappresentanti della sicurezza per le aziende delle province di Firenze e Prato, diffondono dati sconfortanti. Nel 2015 in Toscana 109 incidenti mortali sul lavoro, nelle fabbriche, nei cantieri, sui mezzi di trasporto. E da Saravezza a Firenze un denominatore comune, la denuncia che crisi economica e disoccupazione hanno come conseguenze il lavoro ad ogni costo, reintroducono dunque il ricatto occupazionale a spese stavolte della sicurezza e della salute. Eppure la formazione continua, i controlli, l'adozione delle misure di tutela costituirebbero un investimento per le aziende e per la società nel suo complesso, consentendo la prevenzione di gran parte degli infortuni. In un giorno, oggi si scava quello che si scavava una volta in un mese. La velocità comporta un disequilibrio della struttura, del monte. Perché? Perché non ha il tempo di decomprimersi. E quindi crolla. Il monte si spacca e non si sa dove, come e quando. Per vedere se è vero quello che dice Roberto Canniparoli, saliamo sulla montagna. In questa cava è stato sperimentato per la prima volta il filo diamantato e lo strumento che ha rivoluzionato l'estrazione del marmo. Sicuramente con l'introduzione del filo diamantato, poi dopo c'è stato un adeguamento anche in termini di mezzi meccanici, le grandi pale gommate, i grandi escavatori cingolati. Per cui i ritmi chiaramente si sono, a mio parere, addirittura ventuplicati. La colpa ovviamente non è dell'evoluzione tecnologica, il problema semmai è l'uso che se ne fa. Roberto oggi ha 58 anni e lavora in cava da quando ne aveva 15. Lui il cambiamento lo ha vissuto in prima persona. I pesi non dormono. Una volta non era una lavorazione così diciamo frenetica e si dava più modo alla montagna di dare questi assestamenti e quindi è logico che questa frenesia di escavazione ha un po' aumentato, diciamo, gli incidenti, secondo me sì, questa frenesia sì.